Vera. Allora, prima di iniziare questo pezzo, dopo questa splendida presentazione, volevo chiedere al Scusa, quando ti gentile... ricavi da una Mai, presentazione infatti, così? grazie, Abbi pazienza, l'ho no? Cioè, tutto studiato. Pensa che banalità! Luisa Merloni, cioè... Allora, però prima di iniziare, perché sapete noi facciamo teatro, questo, volevo chiedere al gentile pubblico in studio, ma anche a quello a casa, di controllare di avere spento i telefoni cellulari, per favore. Perché potrebbero interferire, sapete, con l'apparecchiatura questa che è molto sensibile, veramente sensibilissima, capta tutto, qualsiasi cosa, un sms, una chat, se qualcuno in questo momento sta spiando, no, per vedere con che te sei messa su Facebook, ecco, si sente, disturba, fa male. Grazie. Signora? Signora, l'ho vista, sa? No, perché lei vede me, io vedo lei, su quel divano con quel plaid della Pimpa che ha messo la modalità aereo. No, no, neanche quella va bene. Poi comunque noi ci penso sempre a questa cosa, non siamo in aereo! Oddio, scusate, ho lasciato la vibrazione, un attimo, scusate. Pronto? Mamma? Mamma, ma io ti ho detto che stavo a propaganda, se per favore non mi chiami... Mamma, che succede? Stai piangendo? Oddio, che è successo? Scusa, se fai così però mi prendo un colpo, eh? Che cosa? Non ho capito niente, mamma, devi smettere di piangere. Vi state annoiando? E che ci posso fare? Lo dirò agli autori, non è mica colpa mia. Mamma, non capisco se non... Allora, calmati, vi state lasciando... Come vi state lasciando, mamma? No, no. Senti, comunque, io proprio in questo esatto istante proprio non posso tanto parlare. Allora, faccio... No, mamma, non mi puoi leggere adesso il messaggio che ti ha mandato Pino? No, mi... va bene, calmati, calmati. Fai un bel respiro, però leggimi questo messaggio veloce che in televisione i tempi sono un po' stretti. Vai. Mamma, quanto è lungo questo messaggio? Senti, facciamo così. Allora, adesso io faccio questo pezzo. Ci penso un attimo e poi ti richiamo e vediamo insieme cosa rispondere. Tu non fare niente, stai ferma. Ma che vuol dire adesso non voglio più rispondere? Mamma, ti prego. No, no, no. Non mi tirerai fuori ancora quella storia della dignità? Mamma, la dignità all'età tua? Non ce ne posso credere, ma vergognati, ma quale dignità? Senti, mamma, scusa, adesso noi mettiamo in chiaro una cosa, poi devo veramente attaccare. Noi non ci possiamo permettere che quest'uomo ti lasci, hai capito? Ma come noi chi, mamma? Noi, io, te, le mie amiche, noi crediamo in questa storia, hai capito? Tu non ci puoi fare questo. Allora, la dignità via, proprio cancella, ma quale dignità? Qual primo segnale che uno se sta tirando indietro, sai che devi fare? Ti butti a terra e strisci, hai capito? Sì, esatto, quando iniziano con quella frase che conosciamo benissimo, dobbiamo parlare subito a terra, ma proprio a quattro dei bastoni, capito, mamma? No, senti... Non dire quella parola che lo so che lo stai per dire. No, scusa, non ce la faccio. Dica, signora. L'ha detto. Femminismo. Mamma, scusa, mi devi spiegare cosa c'entra qua il femminismo veramente. Ma io lo so benissimo che tu sai stare senza un uomo. Quello che mi sembra un po' più difficile da dimostrare è se sai stare... con un uomo, adesso quindi tu ti butti a terra e strisci, capito mamma? Strisci consapevolmente, eh? Così lui si tranquillizza, tu ti riavvicini sempre strisciando, mamma. Stai giù mamma, lo sento che ti stai alzando, stai giù. Lo so, non ti viene naturale, ma per questo esiste l'esercizio. Allora, tu fai così, uno, due, striscia, così. Pensa di essere un coccodrillo, mamma, no? Così lui, quando è a portata di mano, tu apri quella bocca di coccodrillo e te lo mangi, capito, mamma? Un grande applauso a Luisa Merloni. Grazie. Luisa Merloni! Grazie.